Salve ragazzi, rieccoci. Allora, purtroppo faccio il commento di Juventus-Napoli, dove il Napoli ha vinto per 1-0 e spugnato lo Juventus Stadium. Una sconfitta a dir poco clamorosa per la Juve. Abbiamo giocato veramente, veramente una brutta partita. Io ho visto il primo tempo, ovviamente, ho visto il primo tempo e poi dopo, comunque, ho visto tutto. Diciamo che soprattutto ho visto bene il primo tempo, il secondo, insomma, non l'ho visto tanto bene. Diciamo che comunque la Juventus ha meritato di perderla questa partita. Io non ho mai visto una Juve così brutta, sinceramente. Si vede che i ragazzi sono stanchi. È inutile che ce la prendiamo con Allegri, perché Allegri sì, sì, si può dire che secondo me Allegri poteva far giocare Mandzukic invece che Dybala, sì, ma è inutile che dici di Allegri, Allegri ha fatto giocare la squadra, non è che Allegri ha fatto giocare la squadra per pareggiare, è la squadra che ha giocato per pareggiare, non perché glielo ha detto Allegri, perché l'allenatore non può e non dirà mai alla squadra giocate per il pareggio, soprattutto per una partita così. La Juventus ha nettamente giocato per il pareggio. Se fossimo stati, se eravamo più fortunati, ovviamente l'unico tiro che abbiamo fatto, quella punizione di Pjanic, che è stata deviata da un giocatore del Napoli, dove è andata a sbattere sul palo, se quella palla entrava, potevamo portare a casa una vittoria anche a culo, diciamo, proprio sinceramente. Questo non è avvenuto e purtroppo dobbiamo subirne le conseguenze. Dobbiamo subirne le conseguenze, perché non è che ormai, dato che la Juventus ormai ha perso questa partita, possiamo dire sì, vabbè, ormai la Juve ha perso e tot. No, adesso la Juve si deve assolutissimamente rimboccare le maniche, dobbiamo assolutamente andare a San Siro e cercare di vincere, cercare assolutamente di vincere contro l'Inter, perché adesso la Juve ha un calendario molto difficile, adesso le cose si complicano. Facendo un'analisi della partita, non è stata una gran partita, devo essere onesto, non è stata una grande partita, sinceramente parlando, a mio parere non abbiamo giocato bene per niente, abbiamo fatto quel tiro, ma anche il Napoli non è che abbia fatto chissà che cosa, parliamoci chiaro, hanno fatto praticamente molto possesso palla, il Napoli ci ha provato un po' di più, ma il Napoli ha fatto due tiri in porta, tre tiri in porta, diciamo, tre tiri in porta di cui uno pericoloso, uno assolutamente velleitario, se vogliamo proprio, ecco. Partendo dal fatto che adesso è tutto a rischio, la Juve rischia grosso. Io mi sembrava di vedere il primo anno, quando abbiamo rivinto lo scudetto, mi sembravamo il Milan di quell'anno, che aveva così tanti punti e poi li ha sprecati tutti. Noi in una settimana abbiamo fatto risorgere il Napoli, che poi alla fine, se la Juve portava a casa un pareggio, era tutto a posto, diciamo, no? Invece col calcio d'angolo lo batte Caglione e Koulibaly la mette dentro. Però il concetto rimane quello, cioè la Juve ha giocato male, ha giocato malissimo. E così, abbiamo giocato veramente male e adesso con l'Inter a San Siro sabato sera, io non la guarderò perché sarò sempre al lavoro. Però torno alle 11 dal lavoro, mi faccio una doccia, poi la riguardo subito, ecco, la registro. Ecco, partendo dal fatto che io spero vivamente che la Juventus si svegli, più che altro si svegli, perché adesso dobbiamo spingere a fine stagione, adesso che dobbiamo dare il tutto per tutto. Io capisco che la Juve fa il doppio delle partite degli altri, perché la Juve fa, diciamo, ha ragione Allegri quando dice che facciamo 60 partite all'anno, cioè non è che ha torto. Diciamo che anche il Napoli la prossima giornata
non ha una giornata semplice. Diciamo che il Napoli, a mio avviso, è come noi. Parliamoci chiaro, la Juve non è al top, ma anche il Napoli non è al top. Perché io ho visto Napoli-Chievo e il Napoli non è al top per niente. Ho visto Napoli-Chievo, ho visto Milan-Napoli. Sì, il Napoli crea, ma non è che... Comunque in questa partita non è successo niente di che. È successo che c'è stato il gol di chi era di Insigne in fuorigioco, netto, e poi nient'altro praticamente. C'è un contatto dubbio Koulibaly-Higuaín. Io non lo so, non mi sembrava così scandaloso quel rigore. Ecco, però vedendo alcuni rigori che hanno dato, potevano dare anche quello, Comunque, parlando di cose serie, a me quello che mi stupisce, io sinceramente lo dico ai tifosi napoletani, con tutto il rispetto al tifoso che si deve, a una squadra come il Napoli che sta facendo veramente ottime cose. Ieri sera a Napoli hanno festeggiato petardi come se fosse l'ultimo dell'anno. Va bene, ognuno può festeggiare come vuole. Io quello che mi stupisce è che io non accetto è quello che ha fatto Sarri. Perché Sarri ha praticamente fatto il dito medio. A me non mi piacciono questi atteggiamenti, sono sincero, non mi piacciono questi atteggiamenti. Non mi sta molto simpatico neanche il presidente del Napoli, De Laurentiis, a me non mi sta simpatico per nulla. E però questi sono atteggiamenti perché Sarri, l'allenatore del Napoli, gli allenatori rappresentano la squadra insieme ai dirigenti, non sono atteggiamenti da farsi. Il terzo dito ai tifosi della Juventus a me mi sembra troppo, mi sembrano atteggiamenti da bulli, da prepotenti, e io queste persone non le ho mai sopportate, bulli, prepotenti, non mi sono mai piaciuti queste persone. Ed è per questo che io darei un consiglio, sicuramente Sarri e Napoli non è che guarderanno questo video sicuramente, ma se lo guarderanno io vi do un consiglio, cioè ragazzi, l'educazione prima di tutto. Perché voi rappresentate una città, ma dovete rappresentarla bene, perché se la rappresentazione di Napoli è il terzo dito, insomma, non è una grande rappresentazione, no? È una rappresentazione di prepotenza, di arroganza e di nient'altro. Ecco, penso di essere stato chiaro. Detto questo, io penso che comunque... È tutto nelle nostre mani ancora. Certo, vincerle tutte non è facile perché con il Verona e con il Bologna si vincono tranquillamente, parliamoci chiaro. Però a San Siro e con la Roma ci sta che una delle due la puoi perdere e non ce lo possiamo permettere. Bisogna anche vedere cosa fa il Napoli, perché il Napoli deve andare a Firenze con la Fiorentina e poi avrà il Torino. Ecco, non sono partite facili. Io spero vivamente che il Napoli perde. Io non avrei mai creduto di dirlo, ma speriamo che la Fiorentina lo fermi il Napoli domenica. Noi dobbiamo fare il nostro contro l'Inter, ovviamente, perché non è che possiamo partendo dal fatto che la Juventus deve svegliarsi e deve cercare di capire che non è tutto scontato, perché noi siamo partiti da l'obiettivo triplette, praticamente ci stiamo ritrovando all'uscita della Champions amarissima ed è un campionato a rischio ed una finale di Coppa Italia con il Milan che dobbiamo ancora giocare. Ecco, potremmo anche non vincere nulla quest'anno a questo punto. Mo, sarebbe una cosa pazzesca, una squadra come noi che eravamo sicuri fino a una giornata fa e adesso è tutto a rischio. Mi sembra una cosa clamorosa, clamorosa. Dicendo apertamente che il Napoli, secondo me, io l'ho sempre detto, che secondo me il Napoli non era una squadra da scudetto quest'anno, non lo è mai stato, perché anche il Napoli è scoppiato. È scoppiato, si è visto con il Milan che è scoppiato, con il Chievo ha vinto, come ve l'avevo detto, non sanno neanche loro come hanno vinto. Con noi non hanno fatto una partita proprio eccellente,
hanno sui contrasti, sulle pressioni, sul possesso palla, hanno fatto meglio di noi, mal dunque, se parliamo di tiri, non è che abbiano fatto molto anche loro. Hanno fatto un tiro con Hamsik fuori e poi un tiro di Insigne. Tiro di Insigne, sì, vabbè, uno di Caglione, eccetera, eccetera. E quindi niente, ragazzi. Questo è tutto. E ci vediamo con il commento pre-partita di Inter-Juventus. Ci rivediamo con quello. Ciao, ragazzi. E sempre forza Juve. Ciao.